Dalla redazione del Notiziario Adi un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori. Apriamo subito la nostra nuova edizione con un servizio che ci illustra un progetto evangelistico basato su dei contributi audiovisivi fruibili attraverso l'app Adi DMRT. Quindi diamo la linea alla nostra redazione e a tutti un buon ascolto con il Notiziario Adi. Nasce ad opera delle Assemblee di Dio d'Italia un progetto di evangelizzazione digitale rivolto agli italiani residenti in Europa dal nome Evangelo per te, che ha lo scopo di diffondere il messaggio della salvezza per mezzo della promozione di un'app grazie alla quale si può ascoltare dai vari dispositivi elettronici la programmazione quotidiana del network. La predicazione della parola di Dio può essere ascoltata non solo tramite i canali tradizionali radio e TV, ma anche attraverso internet, la nuova app ufficiale Adi DMRT è appunto un mezzo per accedere a questo spazio immenso. I social sono luoghi di ritrovo virtuale che influiscono sulla vita sociale e familiare di tutti i giorni. Il tempo medio che gli italiani trascorrono sui social è di 2 ore al giorno, diventando parte integrante della loro vita. Pertanto i social sono di fatto un altro luogo da raggiungere, soprattutto a favore di coloro che sono fisicamente lontani da credenti e da chiese evangeliche, che, se si vuole, possono essere rassomigliati all'Etiope, ministro di Candace, del quale si narra in Atti, capitolo 8, i versetti dal 26 al 31, che sulla via di ritorno verso il suo paese fu raggiunto in una strada deserta dall'evangelista Filippo. Sono oltre 7.000 i comuni in Italia in cui non è presente una testimonianza evangelica e 5,6 milioni gli italiani che vivono all'estero, non raggiunti ancora dall'Evangelo. Con internet è possibile contattarli affinché sentano parlare di Gesù, della sua opera di speranza e salvezza, come l'Apostolo Paolo annunciava. Ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Epistola ai Romani, capitolo 10, seconda parte del versetto 14. Il progetto non si sostituisce alla testimonianza personale né all'opera di evangelizzazione delle chiese locali, deresponsabilizzando i credenti ad andare per tutto il mondo, piuttosto si affianca ad essa, affinché con qualunque mezzo lecito, da Dio messo a disposizione, si continui ad andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo a ogni creatura, recuperando il tempo. Nel mese di dicembre sono previste diverse occasioni di incontri fraterni, tra cui un convegno che si terrà a Castellanza, in provincia di Varese. L'incontro è promosso dal Coordinamento Evangelico Imprenditori e Professionisti, CEIP. Sarà tenuto l'8 dicembre prossimo presso la locale comunità Adi. Studio biblico e predicazione saranno curati dal pastore Gaetano Montante, presidente delle Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia. Nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 9, versetto 10, si legge: «Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze». Ed è questo lo stimolo spirituale che muove le attività del coordinamento promotore del convegno. L'appuntamento del prossimo 8 dicembre segna un importante momento di condivisione, utile per rafforzare lo spirito di servizio che il coordinamento promuove. A spiegarci meglio le attività principali del CEIP, il pastore Eliseo Fragnito, che ne è il presidente. Ci adoperiamo per l'incoraggiamento e l'edificazione spirituale degli imprenditori, dei professionisti, anche tramite un confronto costruttivo, con lo scambio di esperienze, di testimonianze. Intendiamo promuovere il rispetto dell'etica cristiana anche nell'ambito lavorativo. Uno degli scopi principali è l'evangelizzazione di imprenditori e professionisti non credenti. Tra le finalità è compreso lo sviluppo di progetti ritenuti coerenti con l'assolvimento del grande mandato ricevuto dal Signore Gesù Cristo. Desidero precisare però che l'opera del coordinamento evangelico di imprenditori e professionisti non è alternativa a quella delle chiese locali. Piuttosto ne incoraggia e amplia la portata con l'impiego di risorse e mezzi dei membri partecipanti. Riconosco che esiste un notevole potenziale nelle chiese dell'Assemblea di Dio in Italia e credo che se uniremo le nostre forze e ci serviremo di tutti i canali che Dio ha messo a nostra disposizione, potremo fare molto per il progresso della sua opera.
Un altro appuntamento che è previsto per il mese di dicembre è l'incontro fraterno Over 40 della zona Campania e Molise. I dettagli nel servizio che stiamo per seguire insieme. L'incontro fraterno Over 40 delle chiese ADI della zona Campania e Molise giunge alla sua 20ª edizione. La sede di svolgimento è il Centro Congressi Ariston di Capaccio Pestum, in provincia di Salerno. Il comitato di zona si dice commosso nel constatare come il Signore abbia esaudito il desiderio e la preghiera di tutto il popolo di Dio di veder realizzata di nuovo la possibilità di svolgere l'ormai consueto incontro di zona. Il programma prevede l'inizio delle riunioni con il primo studio biblico di martedì 7 dicembre e a seguire la celebrazione del culto serale. Per mercoledì 8 dicembre è previsto un secondo studio biblico e infine nel pomeriggio un culto di chiusura. Interverrà il pastore Eliseo Cardarelli, segretario generale delle Assemblee di Dio in Italia e pastore a Roma, Cinecittà e Giardini di Corcolle. L'incontro verterà sulla necessità di non fermarsi al latte della parola di Dio, ma di giungere ad un grado di crescita spirituale tale da permetterci di nutrirci delle profondità della parola del Signore. Da qui il versetto di riferimento, tratto da Ebrei 5:14. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Per questa edizione del Notiziario ADI è tutto. Vi ricordiamo che questo numero è già disponibile in podcast su Spreaker.com. Seguiteci sul nostro profilo Facebook e sul nostro canale YouTube per condividere i nostri contenuti con i vostri amici. Per tutti gli altri aggiornamenti della nostra redazione vi ricordiamo l'app ADI di MRT, disponibile gratuitamente per Android e iOS, scaricabile dai principali App Stores. Potrete così accedere anche alla programmazione di Radio Evangelo e seguire le rubriche evangelistiche di ADI audiovisivi. La nostra redazione vi ringrazia per averci seguito e arrivederci al prossimo numero del Notiziario ADI, l'attualità della parola di Dio nelle notizie di tutti i giorni.